Benvenuti al nuovo incontro di Pillole di Arte Contemporanea, che prosegue nella sua formula a domicilio. Oggi abbiamo con noi Paola Capata. Paola Capata, romana, consegue la laurea in lettere e filosofia alla Sapienza di Roma. Nel 2001 ottiene la borsa per il dottorato di ricerca in storia dell'arte contemporanea presso lo stesso Ateneo, con una proposta sui Media Art Center in Europa. A quel tempo Paola, pur avendo visitato l'Italia in lungo e largo, si era recata all'estero sì e no 10 volte. Non era mai stata in America. Nel 2003 fonda la Galleria Monitor, inizialmente focalizzata sul video e il film d'artista. Consegue il dottorato nel luglio del 2005, mentre stava partecipando alla sua prima importantissima Liste Art Fair a Basilea. Con un volo da Zurigo un venerdì mattina presto, lascia la Svizzera per ritrovarsi alle ore 11 in punto in università per discutere la sua tesi. C'è qualcuno che ha necessità di presentare la sua tesi per primo? Paola si alza e dice: sì, io, perché alle 15 ho un volo per Zurigo, devo tornare in fiera. Buongiorno Paola, dove ti trovi oggi? Ciao Marta, buongiorno. Dunque, mi trovo a Pereto. Sono qui già da più di 50 giorni. E, Pereto è in Abruzzo. Sono arrivata qui fisicamente, ho scoperto questo borgo 5 anni fa e da allora è diventata parte integrante della mia vita, come molte persone sanno. Noi abbiamo una sede qui proprio a Pereto, al Castello, a Palazzo Maccafani, e ogni estate, speriamo di farlo anche quest'anno, inauguriamo Straperetana, una manifestazione che si svolge nel borgo e spazi all'aperto e al chiuso, e curata da Saverio Verini. Quindi anche quest'anno stiamo comunque lavorando alla Straperetana e speriamo veramente di poter accogliere sia gli artisti che i visitatori, ovviamente seguendo tutte le norme che ci verranno prescritte. Ce lo auguriamo assolutamente tutti. Nel frattempo ti chiedo un'abitudine a cui non hai voluto rinunciare e che stai riadattando in questo tempo domestico forzato. Guarda, per me, essendo una persona, mi reputo una persona abbastanza sportiva, non poter andare a cavallo, non poter correre, non poter andare in palestra, non poter fare esercizio fisico è la cosa che più di tutte mi manca. Fortunatamente, come sempre molti sanno, abbiamo io e il mio compagno Delfo durante un cane, Pepita, e quindi noi la portiamo fuori, ovviamente anche lì, sempre seguendo le norme vigenti, eccetera, eccetera, ma almeno un pochino, una mini passeggiata riusciamo a farla. Ecco, mini. Immagino. Senti, questo rifletteva il tempo della cura, un tempo in cui si chiede volutamente di decelerare, di rallentare, di allontanarci dalla frenesia a cui siamo stati abituati, ovviamente nei nostri ritmi precedenti, pure che nel gergo dell'arte contemporanea ovviamente ha molteplici significati. L'arte ha, soprattutto negli ultimi 50 anni, molto avuto bisogno di essere curata per confermare un po' la propria esistenza a se stessa. Oggi sembra, forse attraverso anche questo momento così decelerato, che l'arte torni invece a parlare in prima persona, quindi forse a curare e anche un po' ad esorcizzare quella che è la realtà attuale. Cosa ne pensi? Dunque io penso che chiaramente il sistema dell'arte sta vivendo un momento molto molto intenso, gli investimenti erano tantissimi, ci si trovava a viaggiare veramente a prendere 5, 6, anche di più aerei al mese e non si aveva tempo di fare nulla, di fare gli studio visit. Ora questo tempo forzato ci ha in un qualche modo costretto a rivedere una serie di nostre abitudini. Quello che però è uscito fuori è che i contatti con le persone non si sono mai persi. Quindi io in questi 2 mesi ho sempre parlato con quasi tutti i miei artisti, con i miei collezionisti, i miei frequentatori, i miei curatori di riferimento, ma soprattutto diciamo anche con i miei colleghi. Quindi ho potuto avere veramente la possibilità di confrontarmi tantissimo sia con i colleghi di Roma che quelli portoghesi, che addirittura i colleghi americani. Di conseguenza, ecco, si è sviluppata una forma di quasi attaccamento alla persona che forse prima, ecco, veniva meno, non c'era. Spero che faremo tutti tesoro di questo quando poi potremo effettivamente tornare alle nostre abitudini lavorative, che comunque secondo me non saranno mai identiche alle precedenti, e forse non tutto il male, come dice il proverbio, viene per nuocere, credo. Assolutamente.
E a questo infatti mi ricollego perché la mia domanda successiva è proprio riguarda le abitudini che noi possiamo ereditare e quelle che invece questo momento attuale ci permette di lasciare, forse ne capiamo effettivamente i limiti o forse la non sussistenza dell'importanza di determinati ritmi. Quindi cosa secondo te nel post-emergenza lasceremo e che cosa invece terremo come appunto, elemento positivo. Guarda, per quanto riguarda l'arte, io auspico a un ritorno alla normalità. La normalità significa prendere il proprio tempo per capirla, prendere il proprio tempo per fruirla, che è una brutta parola, però si deve dire. E spero quasi di tornare a quando lavoravo quasi 10 anni fa, in cui effettivamente avevo tutto il tempo di andare dentro lo studio dell'artista e passarci una giornata, di andare a trovare il collezionista e passarci una giornata, anche se abitava in mezzo alle montagne del Veneto o di dovunque se fosse. Di conseguenza, ecco, io mi auguro di poter tornare a quella dimensione un po' più umana dell'arte, del nostro mestiere. A questo punto ce lo auguriamo assolutamente tutti. E ti saluto chiedendoti un oggetto, un'azione, un testo, qualcosa che ti rappresenti e con il quale ci vuoi salutare, vuoi concludere la nostra conversazione. Guarda, allora vi faccio vedere quello che mi allieta tutte le mattine e tutto il giorno ormai da tanti anni. E quindi grazie Marta per questa opportunità e ciao anche a tutti con la piana del cavaliere sopra la quale si staglia Pereto.